le dimissioni che io avevo controllato il giorno 31 dicembre e leggi il contenuto di quando io ho controllato. E leggi le dimissioni, il ritiro, cioè la nota è stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale del Comune di Casale, dottor Tommaso Romano, e a Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli, dottor Alessandro Pansa, oggetto ritiro dimissioni. E legge, signor Presidente, l'etica della responsabilità che mi aveva portato a presentare le dimissioni dalla carica di sindaco della città di Casoli con nota del 31-12-2009, protocollo numero 44241, mi obbliga oggi al ritiro delle stesse alla luce degli sviluppi politici di questi giorni. Revoco le dimissioni unicamente per consentire, nel rispetto delle regole democratiche, il dibattito politico sui punti che compongono la mozione di sfiducia presentata da 15 consiglieri comunali in data 18 gennaio 2010, protocollo numero 1282. È doveroso da parte mia informarla che il sostegno offerto dai livelli provinciali dei partiti che compongono il quadro politico della coalizione di centrodestra è senza dubbio incoraggiante e di garanzia per l'intera maggioranza e in special modo per la città di Casoli. Sostegno che si è manifestato con ripetuti inviti affinché provvedesse al ritiro delle dimissioni, sebbene ciò non fosse contemplato nelle intenzioni dello studente, perché convinti di poter ricompattare a breve una maggioranza di governo che ha l'obbligo di rispettare in primis il mandato affidato dagli elettori. Sottolineo pertanto il valore politico dell'atto in questione che sottende, oltre che la mia disponibilità, anche l'obbligo a tenere in giusto conto delle attese che da più parti, opinione pubblica e vertici di partito mi incitano a continuare il mio mandato nell'interesse preminente della città, per non tradire la fiducia dei cittadini e per recuperare un rapporto sereno e di operatività dentro la maggioranza e insieme al Consiglio Comunale. Tanto era mio dovere comunicare.